Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo terzo quarto di finale del GSL Codesse stagione 1. In questa serie di partite avremo a sfidarsi Maru, giocatore Terran coreano, e Life, giocatore Zerg coreano. Non sono andato a vedere le descrizioni dei due giocatori, perché Life l'ho già castato altre volte, Maru forse solo una volta, ma comunque sono due campioni, sono nelle fasi finali del GSL, fate voi i vostri conti. Andiamo a vederci questa bellissima serie di PvZ, eh sì, cioè di ZVT o di TVZ a seconda di per chi ti fate. Piccola nota personale, ho switchato Protoss perché non ne potevo più di all-in che arrivavano a manetta da parte degli Zerg. Qua abbiamo due SCV da parte di, eccolo, Maru, che partono verso il centro della mappa. Questo qui sarà un, probabilmente sarà un Bunker Rush o un doppio Proxy Barracks. Probabilmente doppio Proxy Barracks, perché questo SCV rimane in zona. A 150 di minerali per Maru, lo scopriremo, sì. Doppio Proxy per Maru, che parte nel con il Korean Style in tutta la sua fierezza, ovvero all-in spinto e si va di micro, la macro non ci interessa. Overlord di Life che si avvicina lentamente, probabilmente vedrà che qui non c'è una Rax, vedrà che gli SCV non sono tantissimi, quindi vediamo se può capirlo subito. Di qui non vede la fabbrica, la caserma, non SCV non li ha visti, ma di qua ha già buttato giù una pozza ed un gas senza l'espansione, quindi diciamo, non so se se ne sia reso conto, ma l'aveva già buttata giù da tempo, quindi all-in contro all-in. Vediamo chi dei due avrà ragione. Arriva l'SCV, scouta che l'apertura non è quella, non è di quelle classiche, 100 di gas accumulati, quindi subito la speed per i Ling. Scende un bunker, quindi doppia Rax Proxy e Bunker Rush. Scendono i primi tre droni, ma c'è già un Marine, ci sono gli SCV, scendono praticamente tutti i droni, quasi tutti i droni di Life, che si vengono subito a impattare su questo bunker che non viene lasciato finire, no? Non viene lasciato finire, questo tornare indietro con tutti questi Marine, vengono persi un sacco di droni, ottimo il surround di Life, micrate pazzesche. Riesce a circondare quasi tutti questi Marine, va giù un Marine, ne è andato giù anche un altro, ne avanza solamente uno, rimangono gli Zergling, ce la possono fare benissimo. Abbiamo altri due Marine che sono usciti, altri due in uscita. Ma da questa parte abbiamo già 7 Zergling che potrebbero venire in base a dare fastidio, 8 Zergling, ne arrivi in questo momento 10 Zergling con quelli in creazione, c'è già la Regina e un General Larve. Quindi il numero di Zergling potrebbe aumentare esponenzialmente. Sta per finire la speed. Vediamo cosa deciderà di fare Life con questa speed che sta per finire. 8 Zergling in arrivo. A questo punto non vedo benissimo Maru. Decide di ingaggiare gli SCV. Distrugge gli SCV. Perde però un sacco di Zergling. Ne arrivano altri. No, gli 8 Zergling non sono ancora usciti. Escono in questo momento. Nel frattempo le due caserme stanno volando lentamente verso casa, mentre Maru decide che l'Olin non è andato a buon fine, quindi centro di comando, secondo centro di comando, doppio gas perché è rimasto giustamente indietro per creare questo. Nel frattempo di qua abbiamo Life che riesce a circondare questi Marine con gli Zergling. Maru li mette nella parte meno favorevole all'ingaggio per lo Zerg, ma gli Zergling sono comunque tanti. Arrivano gli Zerg, vanno ad impattare su questo muro di centro di comando e deposito, devono uscire al più presto dei Marine da queste caserme. SCV che arrivano a riparare i depositi. Centro di comando finito, che viene subito convertito in centro di comando orbitale, escono due Marine, gli Zergling sono costretti a tornare indietro, ma restano in zona per impedire una espansione rapida a Maru. Nel frattempo Life butta giù la sua seconda base, giustamente non torna a minare il gas ma drona solamente. La Regina è in questa posizione, non si sa bene perché, forse per espandere un po' il creep. Scopriremo tra poco. Esatto. La Regina che butta un biotumore, poi Life la passa in seconda base, mentre nella main sta per uscire
la seconda regina, terzo centro di comando per Maru che dopo una partenza più che aggressiva decide di buttarsi sulla macro. Doppio gas preso nel frattempo, abbiamo intanto una fabbrica che viene scambiata con la caserma per sfruttare il reattore, immagino doppia Helion. E nel frattempo di qui abbiamo un modulo tecnologico vicino a uno spazioporto, quindi Helion e poi Banshear. Scan per vedere qualcosa, vede che non ci sono altri edifici oltre la pozza, quindi Maru sa che non stanno arrivando rush di Baneling o robe simili. Secondo e terzo gas presi nella naturale, che ormai è satura da parte di Life, lo sarà dopo questa spawnata di droni. Un SCV, uno Zerglin viene rimandato indietro, mentre qua ci sono gli Zerglin che provano ad affacciarsi ogni tanto, ma vengono flambati da tutto quello che c'è dietro questo muro. Centro di comando che si va a posizionare. Nel frattempo probabilmente escono le altre due Helion, quindi queste quattro Helion possono uscire e venire a dare fastidio a questi Zergling. Nel frattempo di qua abbiamo modulo tecnologico con il clock in ricerca e una Banshear in produzione in questo momento. Trasferimento di SCV dalla base principale alla la seconda base. Zergling che tornano dentro in questo momento, deve alzare immediatamente il deposito, cosa che riesce a fare Maru, richiama immediatamente le Helion. Zergling che vengono flambati tutti in due mandate. Scendono queste due caserme, scendono qui da qui in basso per completare il muro. Completa con due depositi, non con un bunker. Scendono nel frattempo i muli. Avanti con l'Helion Maru, che praticamente ha fatto una partenza normale, che si tende a fare nel TVZ da parte del Terran, solo leggermente ritardata per via delle due Rax messe in questa posizione all'inizio game. È arrivata la Tana in questa zona e abbiamo Pinnacolo e Colonia delle Blatt in arrivo per Life. Vediamo cosa ci darà di fare. Nel frattempo stavo cercando la Banshear. Ok, qui con l'Helion, perfetto. Qui con l'Helion non ha ancora il clock. Ma l'aveva ricercato? Forse ha annullato la ricerca? Pare di sì. Maru ha annullato la ricerca del clock della Banshear, la userà così senza il clock. O forse un bug che io non arrivo a vederlo, ma non credo, no? Non l'ha occultata per salvarla, quindi no, non ha questa Banshear, non ha il clock, ha deciso di investire il gas dell'occultamento in maniera diversa. Nel frattempo qui abbiamo tre caserme, quindi si preannuncia Mac per Maru. Mac per Maru è una scelta abbastanza azzardata. Nel frattempo sono uscite le prime mutalische per Life, mutalische che vanno subito a vendicarsi di queste Helion. Qua abbiamo un gruppo di Marine pronto a riceverle senza Steampack. Vediamo, arrivano le mutalische, cominciano a fare i peggio macelli, va giù anche una Viking, arrivano il resto dei Marine. C'è una torretta lanciamissili in questa zona, i primi due Thor escono in questo momento, vanno immediatamente a occuparsi di queste mutalisca. Va giù la prima mutalisca e basta. Vediamo se è andata giù solamente una. Sì, soltanto una. Va giù il modulo tecnologico su questa caserma. Vediamo cosa si darà di fare Maru, perché con queste tre fabbriche mi dà l'idea di voler fare Mac, però non si sa mai. Attualmente abbiamo una prevalenza di Mac con una piccola componente bio. Però parte anche la ricerca dello Steampack, vorrà fare magari una ibrida Elbat Thor Marine. Vedremo nel frattempo di quelle mutalisca che continuano a dar fastidio. Continuano a dar fastidio mentre qua si sta accumulando un esercito di Blatte che però c'è il potenziamento per quanto riguarda gli attacchi terrestri da parte di Life. Non capisco bene la scelta del potenziamento, visto che ha così tante blatte. Forse un misclick, spero se ne accorga presto.
Nel frattempo per Marro abbiamo solamente il più 1 all'attacco per la fanteria, il più 1 all'attacco per la mech e lo steampack per i marine. Arrivano tutte queste blatte, questa Banshee può fare fuori tutte, ma le blatte sono tante, gli ci vorrebbe tantissimo tempo. Nel frattempo c'è l'ingaggio, vediamo se riuscirà a reggere con tutto quello che ha. Maru, SCV, mandati immediatamente a riparare questi Thor, ma arrivano altre balte, ci sono un paio di tank che non vengono messi in siege per sfruttare il danno bonus contro i corazzati. Va giù il primo Thor, ma sono andate giù parecchie blatte, arrivano le mutalische ad occuparsi di questa Vanshir, ma l'esercito di Life è abbastanza ridotto. Arrivano però i primi Zergling, può tentare un altro attacco, si focussa sul Thor, sul tank, ci sono SCV che stanno riparando ovunque, va giù il tank, va giù i due tank, va giù probabilmente anche il Thor, sì, va giù anche il Thor. A questo punto non ha più nulla per difendersi Maru. Pulla immediatamente tutti gli SCV, c'è un Marauder qua dietro che può macellare tutte le blatte presenti in questa zona. Sta arrivando però una marea di unità blu dalla base di Life, probabilmente Zergling e blatte, esatto. Arrivano Zergling e blatte da questo lato, Maru è costretto a usare tutti questi SCV come scudo per le proprie unità per evitare che vengano macellate da queste blatte. Thor che spreca attacchi su queste mutalische invece di occuparsi delle blatte. È arrivato la seconda ondata dell'esercito di Life che sta mettendo un sacco di vittime su questi SCV. È andato giù il Thor nella main. Maru ormai sembra in rotta, ci sono anche degli Zergling in questa base che hanno macellato tutti gli SCV. Maru è costretto a dare il GG, Life si porta a casa la prima partita. Sembrava che Maru fosse riuscito a riprendersi a livello di macro dopo la partenza di Yolin. In realtà poi si è visto che per riuscire a macrare in questo modo ha dovuto rinunciare all'esercito, infatti ha deciso di puntare su poche unità ma potenti. Ma questo non è bastato, in quanto l'avversario che ha resistito l'all-in solitamente è in vantaggio. In questo caso Life era in vantaggio perché ha buttato giù la seconda base prima del proprio avversario, tenendo gli Zergling in questa zona, gli ha impedito di mettere giù la seconda base, la terza base con tempistiche decenti, e poi ha potuto tirare fuori tutto quello che voleva. Ottimo l'Arras con le mutalische qui per obbligare l'avversario a impegnare i suoi Thor, e poi c'è stato l'ingaggio frontale con le blatte che non ha risolto tutto, ma ha decimato l'esercito avversario quanto è bastato per riuscire a soverchiarlo con le ondate successive. Bene ragazzi, Life si porta sul 1-0. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici, indirizzi email, pagina di Facebook sempre in descrizione, e noi ci vediamo nel prossimo video col secondo match.